Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessi, come noterete dallo sfondo, è tornato quel momento del mese in cui parliamo di fantascienza. E allora, girando in biblioteca, ho trovato questo. È stato creato dal creatore di Jurassic Park e è un film di fantascienza vecchiotto. Vediamo se mi dice l'anno. È drammatico, 2003, oddio. Ma sono abbastanza sicura che probabilmente sia il DVD del 2003. Non il film del 2003, perché vi assicuro che dalla sceneggiatura, dal più anni 60-70, mi saprà dire dopo chi va a curiosare o chi lo conosce di che epoca è e di quanti anni ho sbagliato. Facciamo la scommessa di quanti anni sarò fuori. Io dico fine 60, inizio 70. Voi sapete che adesso farò parecchi spoiler, vi metto il link di quando arrivare per saltare la trama, ma voi sapete che farò spoiler anche quando avrò finto di fare la trama, per cui è inutile che voi proviate a saltarla. Vi conviene prima in casa andare a vedere il film e dopo appunto tornare a sentire cosa ho da dire su questo film. La trama è molto interessante, partiamo dall'inizio. È successo che delle persone, dei militari, vengono inviate all'interno di un paesino per recuperare una sonda che era stata inviata nello spazio, solo che arrivati in questo paesino trovano cadaveri praticamente ovunque, e a un certo punto si viene persa la comunicazione con i due soldati che erano stati inviati a appunto recuperare questa sonda. Questo non è un satellite, era una sonda. E allora iniziano ad indagare, mandano gli elicotteri, si avvicinano piano piano tutti con le tute antiradiazione, anti tutto quello che potevano essere anti, e iniziano a curiosare in giro per questo paese, cercare di capire cosa è successo, perché sono tutti morti, e si rendono conto che sono morti proprio all'improvviso, senza rendersi conto di stare per morire, perché erano proprio lì in scene di vita quotidiana, cioè c'era quello collassato con il pane fuori dal supermercato, per dire, e lì sul momento non riescono a capire perché sia successa questa cosa. Poi da lontano sentono il pianto di un bambino e allora si avvicina all'elicottero, perché stavano finendo l'ossigeno, dovevano tornare a casa, no? Tutta questa scena per mandarvi all'elicottero e per andare a cercare di capire da dove sentivano questo pianto del bambino. Alla fine trovano un bambino vivo, e non solo un bambino, ma trovano anche un signore anziano che è ancora vivo e che cerca di ucciderli, perché chiaramente dovevano fare un po' di scena. Allora salvano sia il bambino che l'anziano, li portano all'interno di questa base, che è interessantissima di suo. C'è una base strutturata su più livelli, ogni livello con un livello appunto di sicurezza e di sanitarizzazione, come si dice in italiano, di igienizzazione diversa. Insomma, tra un livello all'altro c'hanno sempre meno batteri. Servono circa 16 ore per passare dal livello superiore a quello inferiore della base, quindi il livello più basso dove viene portata questa sonda una volta che l'hanno recuperata. Ah sì, ho dimenticato il dettaglio importante, cioè riescono a recuperare la sonda e la portano all'interno di questa base militare. Come al solito, come tutti i film di fantascienza, chiamano i massimi esperti del settore, che si chiedono: ma noi cosa ci stiamo qui a fare? Vengono portati, insomma, all'interno di questa base, facendo tutti i passaggi. È interessante vedere tutti i passaggi e il cambiamento di colore anche tra un livello e l'altro, perché credo che sia molto ben gestito questo film dal punto di vista della fotografia. Ci sono anche teorie psicologiche interessanti, tipo quella dell'uomo single, cioè c'è una, come si chiama, una bomba all'interno di questa base che viene attivata nel momento in cui c'è un rischio di contaminazione, che può essere fermata, ma può essere fermata che solo da un uomo single, perché è considerato la persona che è in grado di ragionare dal punto di vista più razionale rispetto a tutti gli altri. Questo è proprio interessante, perché ci riporta poi una mentalità diversa, che è per questo che dicevo che il film non può essere del 2003, perché questa qua non è una mentalità del 2003, perché nel 2003 ci sarebbe una schiera di femministe che protestano contro queste affermazioni. Però è interessante appunto vedere proprio questo. E un altro dettaglio credo anche molto interessante sia quello degli animali, perché credo che sia anche molto più sentito l'animalismo. Cioè, mentre un tempo era normale fare esperimenti sugli animali, adesso c'è molta più attenzione, cioè, ci sono varie opinioni, cioè c'è chi ritiene che sia necessario e chi proprio lo rifiuta in toto e anche con violenza. E in questo film si vede una violenza sugli animali proprio grafica, cioè che è una cosa che al giorno d'oggi non credo
credo che sarebbe accettabile per l'opinione pubblica all'interno di un film. E quindi c'è il momento in cui iniziano a sperimentare per cercare di capire di che tipo di patogeno si tratta, che mettono un topolino e poi una scimmietta all'interno di questa stanza dove si trova la sonda, viene contagiato il topolino, poi con questo topolino fanno contagiare un altro topolino, ma lo mostrano sullo schermo. E questa è una cosa che mi ha colpita, perché mi fa pensare che al giorno d'oggi nessuno farebbe una cosa del genere se non volesse vedersi il film linciato, ecco. Come anche il fatto di fumare all'interno di un film. Adesso noi sappiamo che in Italia c'è il divieto di fumare all'interno dei film. Se vediamo quelli vecchi tipo Casablanca e via dicendo, beh, c'è ciminiere proprio, stessa cosa in questo film. C'è uno degli scienziati che continua a fumare impunemente, cioè che cerca sempre, nonostante nella base non si possa fare, c'è sempre proprio la mancanza di questa sua sigaretta quotidiana. E questi anche sono discorsi che al giorno d'oggi non sono politicamente corretti, che non potrebbero essere fatti all'interno di un film, ma che è interessante vedere per capire la differenza nella società e di come si è evoluta. E però la cosa che mi ha più colpito è stata proprio questa violenza molto grafica, molto forte sugli animali, che devo dire che io non sono una di quegli animalisti, anzi ho fatto il video per l'orso, in cui proprio dicevo che secondo me alcuni atteggiamenti sono un po' eccessivi, cioè nonostante vedere una violenza così grafica sugli animali, ma mi ha colpita, nonostante fosse una cosa che fino appunto pochi anni fa era considerata assolutamente normale. E quindi fanno tutti questi esperimenti per capire cosa hanno di fronte, perché è chiaramente qualcosa che hanno importato dallo spazio. Prima di tutto capiscono che si trasmette per via aerea nel momento in cui mettono il topolino nella stessa stanza con la sonda, dopodiché collegano questo topolino a un altro topolino e respirando la stessa aria il secondo topolino si ammala e muore. Poi prendono un terzo topolino e lo collegano ad un filtro con diverse dimensioni, quindi prima mettono un filtro molto stretto e vedono che nonostante l'aria passi da una parte all'altra il topolino sopravvive, poi allargano un po' il filtro e il topolino sopravvive di nuovo e continuano ad allargare finché vedono che il topolino muore, quindi capiscono in questo sistema la dimensione del patogeno e quindi cosa andare a cercare. Questo è interessante perché ci sono le varie equip che discutono tra loro, quindi nel momento in cui questi riescono a capire la dimensione del patogeno comunicano a quelli che stanno studiando la sonda per riuscire a visualizzare con i microscopi di cosa si sta trattando, che stavano utilizzando l'ingrandimento sbagliato, quindi nel momento in cui hanno la dimensione del patogeno vanno sulla dimensione giusta e riescono ad individuare queste particelle che all'inizio non riescono a identificare, poi scoprono che addirittura sono delle particelle che stanno crescendo. E qui ci ricolleghiamo a quel discorso che si faceva su forme di vita diverse. Addirittura ho fatto un video per parlare della possibilità che esistano altre forme di vita basate non sul carbonio ma sul silicio, che sembra essere il caso di questo film di fantascienza, quindi è un film molto interessante perché va ad indagare una cosa che non viene fatta molto spesso, cioè l'indagare il fatto che possano esserci forme di vita strutturate in maniera completamente diversa rispetto a noi, e basate però su ricerche scientifiche. Queste sapete che sono cose che mi affascinano sempre, cioè non quella fantascienza fantasy fatta così per fare un film d'azione, ma una fantascienza per andare un po' a ricercare su le scoperte scientifiche e andare ad immaginare le possibilità che il futuro ci può portare. Quindi questa è una fantascienza che veramente mi piace, sto scoprendo i film di questo periodo e mi stanno colpendo particolarmente. Quindi scoprono questo essere che si sviluppa come un cristallo, e per quello che non hanno menzionato il silicio, però è quello che immaginiamo che possa fare una struttura, quindi un essere vivente basato sul silicio. E quindi lo vediamo riprodursi per, non so, per gemmazione, per si forma questa struttura e si riproduce, quindi è una creatura vivente a tutti gli effetti. Interessante dopo il momento in cui questo patogeno comincia a liberarsi, perché comincia a mutare e uno degli scienziati si ritrova nella stessa stanza in cui è iniziato a diffondersi, perché è riuscito a superare gli elementi di contenimento che, essendo mutato appunto questo essere, non riescono più a contenerlo e quindi comincia a diffondersi. Si rendono conto che questa mutazione è però non dannosa per l'uomo, quindi che non è una creatura che si diffonde proprio per distruggere la vita umana, e quindi è interessante vedere questa creatura aliena che piano piano va a formarsi, a crearsi, poi vanno a fare le colture per vedere come cresce, come si diffonde, e sembra una
un essere, un batterio, quello che vogliamo che sia, che è in grado di diffondersi in qualunque circostanza, in qualunque condizione, però ci sono sempre quel vecchio e quel bambino che continuano a vivere nonostante appunto siano entrati in contatto con il patogeno, e allora non si riesce a capire perché, che collegamento può esserci tra un bambino e un anziano, l'anziano con tutti i problemi di questa terra, il bambino perfettamente sano. E quindi anche lì tutta la ricerca scientifica per riuscire a capire qual è l'elemento di connessione tra due cose completamente diverse, e l'ingegno umano messo alla prova, che sapete che è un'altra delle cose che mi piacciono, come in quel film di The Martian del 2015, che era molto più recente, però che riprende sempre questo stesso stile. Quindi anche qua vedete che è un film che mi emoziona, che mi colpisce, che mi è estremamente piaciuto. E quindi vediamo tutti questi team che lavorano in contemporanea, poi chiaramente stanchissimi perché è un momento di emergenza. Contemporaneamente abbiamo la politica che cerca di fare quello che può, quindi abbiamo questo paese dove probabilmente c'è la minaccia, come si chiama, sanitaria, perché questo virus, questo batterio, qualunque cosa sia, insomma è partito da lì, è ancora lì, e gli scienziati chiedono di bombardare il paese per distruggere praticamente qualunque cosa, ma la politica si rifiuta di bombardare un paese, perché non è che può usare la bomba atomica proprio così, insomma, dopo questo succede in America, però la Russia dopo ha qualcosa da ridire se gli americani cominciano a mollare bombe così, e anzi si rischia di peggiorare la situazione dal punto di vista diplomatico. Quindi è sempre interessante vedere come in questi film non è solo la scienza che va avanti e che porta le proprie teorie, ma vedere come la scienza non può prescindere dalla politica e come appunto è strettamente correlata, e quando magari qualcosa di molto importante, qualcosa di fondamentale dal punto di vista scientifico, come arginare la minaccia potenziale, diventi poi difficile se non impossibile da realizzare dal punto di vista politico, e quindi lo trovo un film estremamente realistico da questo punto di vista. E quindi abbiamo tutto questo mondo della politica che discute bombardo, non bombardo, circondo, non circondo, cosa faccio, e contemporaneamente succedono anche disastri nel mondo fuori da questa base in cui stanno facendo la ricerca, perché il virus si sta diffondendo e un aereo che passa sopra l'area precipita, viene completamente scarnificato il pilota, con i militari che cercano di nascondere l'incidente, che dicono un errore della missione e via dicendo. Quindi abbiamo proprio il mondo militare che ha difficoltà ad interfacciarsi con quello scientifico e con quello politico, quindi abbiamo proprio come in Andromeda, come Andromeda, le varie visioni dei vari personaggi, che rende i personaggi anche più tridimensionali, perché si vede che ognuno di loro ha la propria storia, ha i propri obiettivi e mette i propri obiettivi all'interno del proprio lavoro, e anche tra gli scienziati che vanno a lavorare per cercare di capire cosa è successo ce ne sono alcuni che appunto hanno idee diverse, e è bello vedere come alla fine ci sia un confronto e non lo scontro che vediamo dopo nel mondo televisivo di oggi, con delle accuse continue, anche se lì c'erano le ragioni per queste accuse, perché praticamente viene fuori che avevano già pronto un piano per arginare una possibile emergenza sanitaria, e dal fatto che fosse già pronto il piano deducono che era quello che stavano andando ad indagare, cioè che in realtà questa sonda era stata mandata nello spazio per riuscire ad individuare un patogeno da poter utilizzare in una possibile guerra batteriologica. E quindi alla fine quello che aveva spinto ad andare a cercare questo materiale, che poi avevano trovato, avevano portato sulla Terra e stava distruggendo la Terra, era alla fine un interesse militare, quindi la scienza che si distanzia, che è disgustata dalle motivazioni di questa ricerca, che poi alla fine è lo stesso discorso che veniva fatto nel film di The Core, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. E è bello vedere questi temi alla fine che tornano, pur sviluppandosi in modi completamente diversi e in storie completamente diverse. Alla fine un'altra cosa interessante è che questo patogeno comincia a mutare, quindi prima di tutto riesce a superare le barriere che erano state usate per contenerlo, e quindi riesce a diffondersi. Cosa succede? A quel punto si innesca la bomba, perché viene rilevato il pericolo di trasmissione e diffusione, però in quel momento si sono resi conto prima di tutto che il patogeno è mutato e che quindi non è più una minaccia per l'essere umano, e allo stesso tempo si rendono
conto che quello che lo fa sviluppare è l'energia, e quindi il fatto di far esplodere una bomba avrebbe significato fornire una grandissima energia e farlo espandere in maniera incontrollata. L'unico problema è che all'interno di quella base l'unica persona in grado di fermare questa bomba che era stata innescata è rimasta bloccata in un'area nella quale non ha la possibilità di disinnescare questa bomba, quindi c'è anche un po' di thriller, di azione dietro. E quindi c'è tutto questo militare che deve riuscire, che è l'uomo single, che deve riuscire ad andare a disinnescare la bomba, perché adesso sono tutti d'accordo che quella bomba non doveva essere innescata in primo luogo, e stessa cosa devono andare a fermare i politici, perché alla fine sono riusciti a convincerli della necessità di distruggere il paesino da cui si era appunto originato tutto il problema, da cui aveva cominciato a diffondersi questa minaccia, e però si rendono conto a quel punto che non è più il caso di bombardarla con il politico. E questa l'ho trovata una scena, un messaggio veramente bello e importante, che dice: io l'avevo detto dall'inizio che non dovevamo bombardare il paese. E gli scienziati che gli rispondono: complimenti per la sua arguzia scientifica, della serie, sì, tu l'avevi detto all'inizio, ma l'avevi detto all'inizio senza avere alcuna prova, senza avere alcuna base dal punto di vista teorico che avvalorasse quella teoria. Adesso noi lo sappiamo perché abbiamo fatto una ricerca, però tu l'hai detto nel momento in cui non c'era alcun elemento per stabilire che quella fosse una decisione intelligente, quindi nel momento in cui tu l'hai presa non era una decisione intelligente. E forse questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, cioè che non è importante alla fine chi ha ragione, perché può aver ragione per motivazioni sbagliate o può aver torto per motivazioni giuste, e questa è una cosa che spesso si tralascia, cioè è più una battaglia per imporre le proprie idee che un confronto per crescere tutti insieme. Sapete che è una cosa che io considero sempre un peccato. Detto questo, questo era il film, queste sono le mie sensazioni. Mi sono piaciuti molto i personaggi perché li ho trovati molto realistici, mi è piaciuto anche il fatto di inserire un personaggio che soffriva di epilessia, però dopo ha creato dei momenti nel momento in cui scatta l'allarme, partono le luci, questa è un attacco di epilessia, e vedere come tutti si allontanavano da questa donna perché pensavano fosse stata colpita dal patogeno, mentre l'unico che sapeva appunto che soffriva di epilessia ha detto no, è un attacco epilettico, dobbiamo salvarla, però vedere il sospetto delle altre persone, che è perfettamente umano, però ci fa capire quanto alla fine danneggi l'umanità tutta. O anche nel momento in cui lo scienziato, l'unico che poteva fermare la bomba, riesce, cioè cerca disperatamente di raggiungere la stazione in cui fermare la bomba, viene colpito da un laser per cui ha una ferita. È interessante vedere che è un laser verde e non un laser rosso a cui siamo abituati. Insomma, raggiunge il piano a cui potrebbe riuscire a bloccare questa bomba, trova un'altra persona ma che lo vede lì ondeggiare tipo morto vivente, e spaventata scappa via senza dargli l'informazione che avrebbe consentito di salvarle la vita. Quindi lei sta lì a guardarlo quella frazione di secondo, capisce che ha qualcosa che non va e scappa via, e quando invece quello scappare via avrebbe potuto causare la morte dell'umanità tutta, perché la bomba sarebbe esplosa, tutti quelli nella base, lei compresa, sarebbero morti, e allo stesso tempo avrebbe consentito appunto a questo patogeno di diffondersi in maniera incontrollata. Per cui veramente un dettaglio interessante vedere come basterebbe così poco a volte per andare proprio a vantaggio di tutti, e come effettivamente non avesse tutti i torti, perché poteva effettivamente essere una persona colpita dal patogeno e scappando poteva salvarsi la vita. Però è interessante riflettere su come non sia sempre così e non sia sempre il contrario. Detto questo, io vado a concludere perché penso di aver parlato già abbastanza. Vi invito a riflettere ulteriormente su questi temi e farmi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Detto questo, se il video non vi è piaciuto, pollice in giù; se il video vi è piaciuto, pollice in su; in entrambi i casi fatemi sapere perché. Voi sapete che su questo canale affrontiamo tantissimi argomenti diversi, torneremo a parlare di fantascienza sicuramente il mese prossimo. Nel frattempo, insomma, sapete che sono sempre argomenti di riflessione o qualche escursione che vi presento su questo canale. Se sono argomenti che vi possono interessare, appunto, vi consiglio di andarvi ad iscrivere e di cliccare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Detto questo, noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video, e nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.